Ciao amici da Frank Bianconero. Secondo il quotidiano La Stampa, la Juve è vicinissima a trovare l'accordo totale con il Verona per l'acquisto di Kumbulla sulla base di 32 milioni di euro e al Verona magari per arrivare a quella cifra qualche contropartita magari di qualche giovane o qualche esubero non di nome straordinario per il Verona. Intanto sembrerebbe che Kumbulla sta arrivando alla Juve, sarebbe un altro smacco a Marotta che tutti dicevano che era vicinissimo all'Inter, e dopo Kulusevski si appresta Paratici a soffiargli anche Kumbulla. Intanto voglio dire, spero soltanto che non sia una lotta di potere, ormai di rapporti che non esistono più tra Paratici e Marotta. E spero sempre che sia un acquisto secondo Paratici squisitamente tecnico e che può servire nella rosa della Juve, considerando forse che Romero, pagato 26 milioni dal Genova, magari non atterra nemmeno a Torino, va su di un'altra squadra, e Rugani sperando che riusciamo a darlo via, perché Rugani, giocatore mediocre per la Juve, dove guadagna 3 milioni e mezzo, e piazzarlo diventa difficile soltanto con un miracolo o in questo periodo maledetto storico può servire per qualche scambio, perché anche la società può servire per varie plusvalenze o per ruoli. Perciò quest'anno potrebbe essere proprio l'anno buono che Rugani va via. Per quanto riguarda Kumbulla, da quello che ho visto io, ho visto diverse partite del Verona perché, avendo lo spezzatino, diciamo, durante il campionato, molte partite si riescono a vedere. Intanto l'ho visto sempre nella difesa a 3. È un giocatore arcigno, è un giocatore che salta molto bene nei calci da fermo, è uno che marca in maniera aggressiva, è uno che a volte ha giocato anche esterno basso destro, però ha giocato nella difesa a 3. È vero che se dovesse arrivare ha comunque la possibilità di crescere, perché già nella rosa Bonucci, De Ligt, Chiellini e già un anno di esperienza di Demiral con la Juve, perché è vero che si può dire sono tanti centrali, invece no, perché Chiellini, oltre al ginocchio rotto, 36 anni, bisogna ringiovanire la rosa. E intanto nel campionato italiano si vince avendo la difesa più forte del campionato. Poi si vedrà più avanti nei reparti, ma intanto piazzare già dei colpi giovani, perché mettiamo caso che è ufficiale Kumbulla, con Kumbulla, Demiral e De Ligt e Bonucci, che è un po' più giovane di Chiellini, ti si è assicurato una difesa di lunga gettata, di lunga durata. Perciò l'unica mia perplessità è quella che non sia veramente una lotta di potere tra i due dirigenti di Juve e Inter. È un buon giocatore, forse cifre ormai sono quasi tutte alte per ogni giocatore che è sul mercato, ma mi va di dire che se la Juve vuole, prende i giocatori, se la Juve vuole, li lascia agli altri. Siamo i più forti. Ciao a tutti da Frank Bianconero, iscrivetevi al canale fino alla fine, Forza Juve! E Marotta, Marotta!